19ª edizione del Galà della Solidarietà nella sala consigliare del Comune di Pescara. Sindaco Carlo Masci, il volontariato è l'arma in più per le istituzioni. Sì, cosa vuol dire fare questa iniziativa all'interno della sala consigliare? Vuol dire che il Comune è vicino a tutte le associazioni che collaborano per fare in modo che le persone disagiate, le persone che hanno problemi possano essere assistite, aiutate in ogni situazione, e su questo le associazioni di volontariato sono uniche, perché riescono ad arrivare dove le pubbliche amministrazioni non ce la fanno, e quindi questa stretta collaborazione è fondamentale per far sì che una città sia più solidale, più unita, perché poi il senso di comunità si dimostra anche in queste iniziative, perché questo che noi facciamo oggi non è soltanto un atto dovuto, ma credo che serva anche come insegnamento, anche come testimone per un passaggio a tante persone che vorrebbero avvicinarsi al volontariato e non sanno spesso come fare, e in questo caso c'è un esempio chiaro, concreto, di come il volontariato metta insieme tutti quanti, perché il volontariato non fa differenza di razza, di religione, di etnia, tutti uniti nello stesso obiettivo di aiutare gli altri. Voi vi siete distinti, avete scommesso sul sociale anche quest'anno e le voci di bilancio parlano chiaro. Sì, noi abbiamo una rete di solidarietà molto importante a Pescara, devo dire che c'è questa collaborazione strettissima che ci ha permesso di intervenire in ogni situazione. Quest'anno abbiamo vissuto l'esperienza drammatica del Covid, molte famiglie si sono trovate in difficoltà, anche quelle che prima vivevano una condizione normale, molte persone sono state colpite dalla malattia, le famiglie hanno trovato problemi grandiosi, e il Comune è sempre intervenuto proprio perché ha avuto tanti volontari a disposizione. Da ultimo questa iniziativa che stiamo facendo con la Regione e con la ASL dello screening di massa, abbiamo tantissimi volontari dalla Croce Rossa alla Protezione Civile alle persone comuni che si mettono a disposizione per risolvere i problemi della gente.